Prima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Due tappe decisive per capire davvero dove può arrivare il Palermo. Milan prima, Roma dopo. Il Palermo, se riuscirà a passarla indenne, può dire la sua in questo campionato. I rossoneri si preparano per la prima curva, quella di San Siro, di sabato 15 contro il Milan. Mangia spera di recuperare alcuni suoi uomini come Miccoli, che sulla sua pagina Facebook ha detto: sto lavorando intensamente, spero di farcela. Migliora anche Alvarez in attesa del ritorno dei vari nazionali. Oggi seduta mattutina, poi rompete le righe e si riprende martedì. Jolly difensivo. Andrea Mantovani a Milano sostituirà Federico Balzaretti, che è squalificato. Sentiamo cosa dice l'ex Clivense in conferenza stampa. Chiaro che le prossime due sfide sono molto impegnative, ma io penso che la squadra possa affrontarle a testa alta, senza timore, perché abbiamo... Cioè, le motivazioni per noi, è chiaro che queste sfide vengono da sé, però ne abbiamo dimostrato anche contro le cosiddette piccole di metterci grande impegno, grande determinazione, e finora i risultati ci hanno dato ragione. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamperini, commenta così i problemi di tempo per la costruzione del nuovo stadio. La burocrazia che ci impedisce di iniziare i lavori per il nuovo stadio, ha detto, anche per il centro commerciale ci sono stati questi problemi, facendomi perdere 5 mesi, che poi tradotti significano soldi, non solo per me, ma per tutti quei lavoratori che dovevano iniziare nel centro. È ancora aperta la vendita dei biglietti al settore ospiti, iniziata lunedì 3 ottobre presso le filiali delle banche del gruppo Intesa San Paolo in tutta Italia. Il sito del Milan ricorda che, come da normativa vigente, l'acquisto dei biglietti di settore ospiti è riservato a titolari di tessera del tifoso. Il Palermo sta provando a strappare almeno una sorta di prenotazione su El Khadouri e Salamon del Brescia, a meno che il Milan, soprattutto per il nazionale under 21 polacco, non anticipi la concorrenza. Stesso discorso per un altro calciatore dalle indubbie qualità, l'argentino Juan Antonio Ignacio, 23 anni, legato al Brescia fino al 2015. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.